Nuovissimo tutorial sul dropshipping che devi assolutamente vedere se vuoi fare soldi con il dropshipping adesso. E ti svelerò anche un trucchetto che devi utilizzare, quindi partiamo subito. Gladiatori, Stefano Montana qui per voi oggi con un nuovo video. Come al solito supportate questo video alla grande con un bel mi piace, iscrivendovi al canale e soprattutto guardandovi il video perché vi aiuterà tantissimo. Ma non perdiamo altro tempo e partiamo subito. Ok ragazzi, ci troviamo ovviamente su un mio video YouTube nel quale spiego esattamente tre modelli dropshipping che devi assolutamente utilizzare per fare soldi online senza costruire un brand, quindi totalmente dropshipping. Ovviamente questo ve lo potete vedere quando volete, ma quello che dovete fare è semplicemente iniziare la vostra prova gratuita su Shopify, va bene? Questo è un video avanzato che dovete assolutamente vedere perché veramente vi svela delle tecniche incredibili di dropshipping che nessuno vi dirà mai. La prima cosa che dovete fare è semplicemente cliccare il link che trovate qui sotto il mio video e iniziare la prova gratuita di 14 giorni su Shopify. Inserendo l'email non dovrete pagare nulla, dovrete semplicemente iniziare la vostra prova, quindi gratuitamente, ripeto. Inseriamo subito la mail per farvi vedere come funziona. Metteremo l'email del mio supporto team, ok, .com, info@montanabusinessonline.com, che potete utilizzare ovviamente per scrivermi per qualsiasi cosa. Ok, Stefano, password, nome dello store Stefano Montana Real, che ovviamente è il nome del mio account Instagram, quindi andatemi a seguire su Instagram anche, mi raccomando. Crea il tuo store, perfetto, grazie a Shopify, ok, sì, va bene, continua, dai che qui non abbiamo tempo da perdere. Fatto, il tuo negozio è pronto, perfetto. Se magari ti sbrigassi internet mi faresti un favore. Ok, Stefano Montana Real, ovviamente qui, ok, potete inserire qualsiasi cosa, quello che volete, non è importante, potete anche skippare qui tutto quanto. Ovviamente qua no, vi chiede i dati, quindi noi adesso inseriremo qualche dato. Ok, abbiamo inserito tutti i dati, ovviamente in maniera casuale, vedete qui, montanabusinessonline.com è il mio sito, stefanomontana.com è il mio sito, quindi proseguiamo. Mi raccomando, andateci a dare un'occhiata, trovate tutti i miei corsi avanzati e molte altre risorse gratuite, compreso il mio blog. Adesso aspettiamo che ci crea il nostro negozio online Shopify e vi faccio vedere esattamente come importare i prodotti direttamente dall'Express o attraverso Udroppy. Vi spiegherò anche ovviamente le differenze. Quindi come vedete questo è un sito web creato da zero. La prima cosa che dobbiamo fare se vogliamo fare dropshipping da AliExpress è semplicemente andare a cercare non Oberlo, perché ormai Oberlo è obsoleto ed è a pagamento. Noi cercheremo Desers, ok? Ovvero l'alternativa gratis ad Oberlo, che funziona una bomba e soprattutto è free, quindi gratis, va bene? È molto semplice da intuire perché lo utilizzeremo, perché ovviamente è l'alternativa migliore ad Oberlo. L'ho provata personalmente, quindi vi assicuro che funziona benissimo. Con Desers potete importare qualsiasi tipo di prodotto direttamente sul vostro sito Shopify e con un click ordinare quando vi arriveranno degli ordini, quindi è una bomba, potete ordinarli anche tutti insieme con un solo click. Adesso vi faccio vedere come si fa. Ok, I got it, ok, I got it, ok, I got it, perfetto, perfetto, I got it, ok, non ci serve il tutorial perché io vi sto facendo il tutorial, quindi possiamo proseguire. Ok, potete, ecco, vedete una cosa fondamentale, il supporto che loro offrono, vedete qua, potete scrivergli direttamente su Messenger, loro risponderanno sempre. Ora, prima cosa che dovete capire è semplicemente come importare i prodotti, va bene? Quello che faremo è scaricare la Chrome extension. Ok, ci troviamo nella nostra dashboard di Desers e la prima cosa che dobbiamo fare è connettere il nostro account AliExpress, va bene? Vi create il vostro account AliExpress gratuitamente, se ovviamente si carica, ok, e il vostro AliExpress account è connesso, quindi basta che cliccate qua e vi assicuriate che qui è verde, ok, la stanghetta sia verde, quindi vi abbia veramente connesso il vostro account AliExpress. Ok,
selezionate il vostro store, Stefano Montana Real, ok, perfetto, e quello che dobbiamo fare è semplicemente scaricare l'applicazione Chrome di SERS, va bene? Eccola qui. Qua potete anche utilizzare AliExpress se vi servono le ricevute di AliExpress, però mi pare che sia a pagamento per scaricare le fatture direttamente da AliExpress, quindi quando comprate, se avete bisogno di fatture dal punto di vista fiscale, potete utilizzare AliExpress che è a pagamento, però non mi ricordo quanto costa, la comprai tanto tempo fa. Comunque Disers, quello che ci interessa adesso è utilizzare Disers e capire come possiamo importare i nostri prodotti da AliExpress, va bene? Quindi qui abbiamo scaricato la nostra applicazione, possiamo chiudere, qui abbiamo la nostra dashboard, ok, è connesso tutto. Quello che dobbiamo fare è andare su AliExpress e semplicemente andare a cercare i nostri prodotti, quindi per esempio sunglasses, ok, occhiali da sole, potete cercare qualsiasi tipo di prodotto ovviamente, ok. E quello che ci interessa ovviamente è trovare i prodotti migliori, quindi cercheremo magari per numero di ordini. Ora, un'altra cosa che molti mi hanno chiesto riguardante la spedizione direttamente dall'Italia, quindi con 2, 3, 4, 5 giorni di spedizione, quindi molto più rapida, sempre direttamente da AliExpress in dropshipping, è semplicemente quello di cercare qui i paesi, ok, ship from, quindi spedisci da, per esempio, Italia. Ok, e ti mostrerà tutti i prodotti che sono presenti già in Italia e che ci metteranno veramente poco per ovviamente per arrivare, per essere spediti e quindi consegnati. Qui potete selezionare, come potete vedere, il paese di provenienza del prodotto, ovvero il paese dove è presente il magazzino e dove è già presente il prodotto, quindi magari questo fornitore avrà dei magazzini in Francia, in Italia, in Australia e voi potete spedire anche per esempio dalla Spagna. Potete spedire direttamente in Spagna, va bene? Quindi cliccherete qua, andrete a cliccare Spain, per esempio, in base ovviamente al vostro paese, vedete? E qui ti dice esattamente la data stimata della delivery, ovvero della consegna. Oggi è 11 febbraio, quindi più o meno ci mette una settimana, però sicuramente ci metterà meno, va bene? Tuttavia ci sono dei fornitori che impiegano meno tempo, quindi se noi per esempio andiamo a cercare questo qui, andiamo a vedere questo qui non ha il prodotto in Italia, andiamo a vedere quest'altro. Ovviamente ragazzi, assicuratevi che i fornitori siano affidabili, come in questo caso vedete bene che il seller rating è abbastanza basso, quindi assolutamente non ha nemmeno i prodotti in queste countries, quindi assolutamente questo è da scartare. Comunque dovete fare le vostre ricerche, per esempio vedete ci sono altri modelli, questi qui magari che sono già un po' più di moda. Ovviamente questo lo potete fare per qualsiasi tipo di prodotto, basta che selezionate qui lingua inglese, andate a cercare ship from Italia, vi comparirà appunto tutta questa lista. Voi anche qui dovrete selezionare ship to Italy e vi comparirà tutta questa lista, va bene? Molto semplice da capire. Se selezionate per esempio United States, eccolo qui, United States, ok, e cercate sunglasses in United States, potete selezionare per esempio United States, vedete, è molto semplice. Quindi, come vi ho appena mostrato, questo lo potete fare per diversi tipi di paese e ovviamente avrete una spedizione molto più rapida. Ok ragazzi, ma come si importa su Disers? Adesso ve lo faccio vedere. Ovviamente andiamo qui sull'icona di Disers e selezioniamo il nostro store, eccolo qui, Stefano Montana Real. Possiamo selezionare anche la currency, country, opzione, vi suggerisco di mettere i packet, perché ovviamente è la modalità di spedizione più sicura ed affidabile per quanto riguarda spedizione dalla Cina, quindi da dropshipping dalla Cina. Ok, qui abbiamo aggiornato, aggiungi su add to Disers, ok, prodotto importato con successo, perfetto. Quindi noi andremo adesso sul nostro account di Disers e noteremo il nostro prodotto in dropshipping. Ok, vediamo se appare magicamente, eccolo qui, vedete che qui abbiamo il nostro prodotto, qui lo possiamo modificare, edit product. Un'altra cosa che molti mi dicono è che
che non parlano inglese e di conseguenza hanno problemi magari a utilizzare determinate app perché la maggior parte sono in inglese. In questo caso avete due opzioni: o vi imparate l'inglese oppure utilizzate l'estensione di Chrome di Google, vedete qua, che vi permette di tradurre tutta la pagina in un secondo e avete tutta la pagina tradotta in italiano, vedete? Molto semplice. Qui potete selezionare ovviamente il titolo: Sunglasses Stefano Montana, ok, perfetto. Qui possiamo anche chiudere, ok, questo non ci interessa più. Ho fatto vedere come si importa molto semplicemente. Ok, torniamo sul nostro Desers e qui possiamo cambiare tutto, possiamo metterlo direttamente nella nostra collezione, possiamo aggiungergli tag, possiamo mettere il titolo che vogliamo. Ok, variante, qui possiamo selezionare il prezzo, le varianti, per esempio qui se vogliamo cambiare il prezzo tutto insieme metteremo per esempio 49,95, va bene? E salverà il prezzo, vedete qua, questo è il prezzo che verrà mostrato direttamente sul nostro sito Shopify, va bene? Qui potete cambiare tutto insieme o una alla volta. Qui metterete per esempio giallo, come desiderate. Qualsiasi cosa voi vogliate fare la potete fare tranquillamente, quindi molto semplice e intuitivo. Shopify Desers, ok, qui selezionerete ovviamente in base al vostro paese dove volete spedire. Perfetto, la descrizione, potete modificare la descrizione come volete. Qui metteremo viva Stefano Montana per esempio, ok, www.montanabusinessonline.com, ovviamente in maniera casuale scritto. Ok, immagini, potete caricare tutte le immagini che volete, potete addirittura scaricarle, potete fare veramente qualsiasi cosa. Ora salviamo e ovviamente lo pubblichiamo su Shopify. Come si pubblica su Shopify? Possiamo ritornare qui e premere su Shopify, ok? Potete anche pubblicarlo direttamente, tuttavia vi suggerisco di pubblicarlo prima cliccando sì e poi modificarlo direttamente nel nostro sito Shopify. Quindi importato il prodotto all'interno del nostro sito Shopify, avremo il prodotto qui su tutti i prodotti. Vi ricordo che potete anche selezionare Shopify in italiano perché è prevista la versione in italiano, quindi potete tranquillamente, senza usare Google, potete tranquillamente utilizzare Shopify tradotto in italiano. Quindi qui abbiamo il nostro occhiale da sole, il nostro modello di occhiali da sole in dropshipping direttamente dall'Express. Qui possiamo decidere appunto di mandare live il nostro prodotto salvandolo qui su Online Store. Salva e sarà ovviamente già presente sul nostro sito, va bene? Qui potete vedere come risulterà sul nostro sito Shopify il nostro prodotto dropshipping. Vedete qua tutta la descrizione, la to cart, il colore, eccetera eccetera. Ovviamente ragazzi, modificatelo per bene, questa è una prova giusto per farvi capire esattamente come dovete importare i prodotti direttamente dall'Express con Desers. Qui potete modificare qualsiasi cosa e va bene, abbiamo spiegato come funziona Desers in generale, è molto semplice ragazzi. Praticamente Desers ci fa da tramite, da ponte tra AliExpress e il nostro sito Shopify. Noi venderemo i nostri prodotti ovviamente dal nostro sito Shopify, li prenderemo da AliExpress e ogni volta che riceveremo degli ordini sul nostro sito Shopify, quindi da questo sito in particolare, potremo ordinare direttamente da Desers con un solo click. Quando voi riceverete un ordine andrete sulla sezione ordini e troverete il pulsante ordina. Quindi molto semplice, se voi per esempio anche avete 10 ordini o 20 ordini al giorno, tranquillamente con un click potete ordinarli tutti quanti. Ovviamente se voi arrivate a produrre 20-30 ordini al giorno, vi suggerisco vivamente di utilizzare un dropshipping agent. Ho già creato un video riguardante i dropshipping agent, lo trovate qui in alto a sinistra oppure nel mio canale, si chiama Spedizione Dropshipping in 48 ore. Mi raccomando, vedetevelo fino in fondo perché vi aprirà un mondo, soprattutto per quanto riguarda la spedizione in dropshipping, che è ovviamente un fattore chiave del business attraverso il dropshipping e Shopify. Quindi mi raccomando, non perdetevi neanche un secondo dei miei video perché vi saranno utili tantissimo e vi aiuteranno a sviluppare il vostro business online di successo. Quindi continuiamo la nostra spiegazione. Per quanto riguarda il dropshipping agent, comunque brevemente, è una persona che sta in Cina, ha il suo magazzino, vi tiene i vostri prodotti e li spedisce direttamente, quindi può arrivare a spedire i vostri prodotti in Europa e in America in una settimana circa, quindi capite bene che è un vantaggio enorme.
Tuttavia, loro hanno bisogno di garanzie, quindi se voi state iniziando potete tranquillamente iniziare con AliExpress e poi evolvervi ed evolvere il vostro business Shopify in dropshipping direttamente col dropshipping agent e moltiplicherete le vendite, ovviamente, perché la gente sarà più felice. Ora abbiamo spiegato esattamente come importare tutto da AliExpress, qualsiasi tipo di prodotto, come evadere gli ordini, molto semplice e intuitivo. Tuttavia il problema rimane AliExpress, perché su AliExpress ci sono una marea di fornitori che non sono veramente fornitori, magari sono delle persone a caso che mettono prodotti, gli stessi prodotti di un vero fornitore su AliExpress a prezzo un po' più basso, e magari voi vi trovate ad utilizzarli con gli ordini che non vengono consegnati. Ora capite bene tutte le problematiche che AliExpress può portare, soprattutto se spedite dalla Cina, perché ovviamente i tempi di spedizione, la qualità del prodotto non sono controllate direttamente da voi, quindi ovviamente avete un po' meno controllo. Se volete ovviamente raggiungere il livello massimo dell'e-commerce, dovete semplicemente fare un private label, ovvero comprare il prodotto, metterci il logo sopra e spedire direttamente voi al cliente attraverso un magazzino, un centro di fulfillment, e ovviamente in quel caso voi state costruendo un vero e proprio brand di lungo periodo e farete molti più soldi sul lungo periodo, soprattutto sul back end, va bene? Ovviamente se state iniziando vi consiglio di iniziare dall'Express perché è a livello base, oppure il dropshipping agent quando state registrando un numero più elevato di ordini giornalieri, va bene? Tuttavia c'è un'altra opzione che è Udroppi. Ora vi spiegherò esattamente Udroppi come funziona, un breve tutorial, vi spiegherò i vantaggi che ha rispetto ad AliExpress e ovviamente perché dovete utilizzarlo. Soprattutto all'inizio potrebbe anche essere un vantaggio per voi e per il vostro business. Quindi andiamo avanti e proseguiamo con la spiegazione di Udroppi e il tutorial su Udroppi. Sempre ovviamente in dropshipping.